Ciao a tutti, sono Brivido Games e niente ragazzi, oggi continuiamo con Detroit Become Human e andiamo avanti. 7 novembre 2031. Ammirazione. Ah ok, siamo nei panni di Marcus. Sperando che non si impappini, perché tutte le volte che c'è la musica e questo gioco qua si impappina il gioco, non si sente la musica né niente, quindi... Cioè praticamente sta guardando un androide maltrattato, insomma, che lo trattano male, ecco. Io dico, c'è bisogno di trattarli così, cioè, oh vabbè. Possiamo più stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? 8 novembre 2038. Channel 16 trasmette dalla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Ok, devo stare attento perché sono sopravvenzio. Guardate Marcus com'è vestito, bello elegante. Guardate questi cacchi, i capelli dietro come vengono un cacchi. Studieremo il piano in minimi dettagli, non possiamo lasciare nulla al caso. Accedi al 47esimo piano. Non so manco leggere. Bene, iniziamo. Ok, vediamo. Vediamo che cosa dobbiamo analizzare. Smartwatch modello BBBB. Vabbè, è inutile che lo so lì. Elizabeth Wilson, data di nascita, ha detto ricevimento, va bene. E poi cosa c'è da analizzare? Tagliando parcheggio, immatricolazione auto. Ok. Adesso dobbiamo capire bene. Adeguamento norma antincendio, vabbè. Cos'altro c'è da esaminare? Vediamo un po', forse computer o la foto. Ah. Figlia del supervisore, figlia iscritta presso Central School. Ok, abbiamo preso informazioni, chiama. Ah ok, niente, allora chiamiamo. Vediamo adesso cosa si inventa. Parla con Elizabeth Wilson. Parcheggio, scuola, vigili del fuoco. Che cacchio ne so io. Se facciamo scuola la facciamo andare via di lì, no? È la scuola St. Rose, signora. Sua figlia Emily ha la febbre. Niente di grave, ma sarebbe meglio se passassi a prenderla. Oh, oddio, va bene. Ah. Sì, arrivo subito. Ok, vediamo adesso cosa dobbiamo fare. Richiedi accesso alla reception. Salve, posso aiutarla? Ho un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, sì, ma certo. Dai il documento. Mi serve aiuto. Vediamo se la ragazza ci aiuta. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Grazie. Vi dovreste aiutare tra di voi, insomma. Supera la sicurezza.
devo andare, scusate. Ah, ok, devo andare in questo, va bene. Ma stavo rincoglioni, non riuscivo a capire che cacchio dovevo fare. Perché provavo gli altri non mandavano, infatti ho detto, ma non è che ho dimenticato qualcosa. Va bene. Chiamiamo. Vai Mark. Beh, che devo fare? Speriamo bene. Ok. Dove è il pacco? Nel bagno degli uomini. Ok, dove cacchio stanno i bagni? Bathroom da qua. Ok. I bagni. Mi scusi, ma si può dire dove cazzo stanno i bagni? Mi sta cagando sotto. Studio. Studio. Ma che cacchio, nessuno dove cazzo stanno sti bagni? Fammi vedere. Però da qua non mi esce un cacchio. A meno che l'ho superato, non me ne sono manco accorta. Aspetta, aspetta. Vabbè. Meglio guardare ogni dettaglio. Forse qui. No, questa è. Ok, queste sono le cose che stanno trasmettendo al momento. Capisco cosa servono questi libri qua da leggere, però vabbè. Proviamo ad andare di qua per i bagni. Ora ci metterò 300.000 anni prima che li trovo. E ragazzi, io non riesco a trovare i bagni. Sto girando a 2 ore. Perché altro perché mi fermo a guardare ogni dettaglio, quindi mi sono persa. Ok, meglio guardare ogni stanza, sapete come, non si sa mai, magari ci può servire qualcosa. Aspettate, torniamo indietro perché ho visto, ok. Vabbè, insomma, comunque siamo vicini al bagno, l'ho trovato alla fine. Dopo 300.000 anni, ok. Dopo 300.000 anni ce l'abbiamo fatta. Ok, vediamo in quale devo andare in questo, mi sa. Dai, arrampicati. Recupero. Ma me l'hanno fatto a mettere qualcosa dentro. Si vede che c'è qualcuno forse che lavora qua che li ha aiutati. Boh. Mi sono perso qualcosa. Non lo so. Vabbè. Ah, siamo vestiti da androide. Si deve comportare come un androide. Va bene, mi dica lei dove devo andare, insomma. Pacco recuperato, trova l'androide della manutenzione. Certo, perché lo dobbiamo fare fuori, suppongo, oppure aiutarci, non lo so, vediamo. Beh, dovrebbe essere qui visto che c'è il carrellino, no? Ah, posso entrare dentro. Abbiamo trovato subito, ma fate che culo. Mi serve aiuto. Però basta che dice mi serve aiuto, ti aiutano. Perché con le persone non funziona così con le persone? Ruber carrello, ok. Perché con gli umani non funziona così, mi serve aiuto, ti aiutano. Ci sono quelli che invece se ne fottono, vabbè.
Ma magari fosse così anche tra di noi, aiutarci a vicenda. Invece sto cacchio. Vabbè. Sblocca l'uscita di emergenza. Ok, ma Dugazze è l'uscita d'emergenza? Aspetta, aspetta, l'uscita d'emergenza l'abbiamo vista prima. Do cazzo era però? Questo no? Ci sono le telecamere che ci vedono. L'uscita d'emergenza dovrebbe essere qua. Infatti. Arrivata a Norfolk, se non sbaglio si chiama così. Segui Norfolk, ok. Aspetti signora, aspetti! I limoni! No, vabbè. Marita, dobbiamo entrare nella stanza del server, dobbiamo disfarci di quei tizi. Ci penso io. A te parevo. Sempre noi. Attira le guardie lontano dalla porta. Non lo so che cazzo ci inventerà. Giochi ancora, Poppy? Sì, perché? Ma pensavo dovevo parlarci. Attira le guardie lontano dalla porta. Se faccio scattare qualcosa, non c'è qualche allarme, che ne so? Un allarme, un qualcosa. Che cazzo faccio? Come faccio ad attirare le guardie? Un suggerimento? Aspetta, aspetta. Forse ho trovato qualcosa. Ecco, ma lo mettiamo. Troppo distante dalle guardie. E che cazzarola. Era troppo semplice, oh. Mi sembrava troppo strano che avevo risolto subito così. Vabbè. Cosa dovevo pur trovare? Prima o poi la troverò per distrarre ste cacchio di guardie. Ok, c'è qualcosa là, vediamo. Però qua siamo sotto le telecamere, se ci vedono. Manometti, vediamo. Dimmi che va bene. Ok. Porca puttana, che pezzo di merda. Bene. Annata. Attiva la piattaforma, io penso alla finestra. Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entri. Ah, è il vetro. Quale vetro devo tagliare? Vabbè, intanto chiudo. Ok. Tagliare questo vetro. Ok, posiziona. Certo, perché poi dovremo scappare di qua, suppongo. Prendi la sega a laser. Io non saprei neanche che cacchio dovrei fare. Wow. Ah, certo, così lo prendo, così non gli casca. E non fa rumore, certo. Ora ho capito. Ma perché c'è qualcuno fuori? Chi è Simon per caso? Oh, vediamo, sono seccato. Sto dicendo tutte cazzate, non lo so. Grazie loro che non sentono freddo. Basta che non moriamo.
usa la corda per salire. Salta! Yahoo! Ok. Va bene. Figata, raga. Wow. Ok, devo salire ancora io. Pensavo era partita. Va bene. Pensavo era partita il filmato praticamente. L'hanno studiata bene. Beh, d'altronde loro sono dei robot, sono, studiano bene loro. Dai, siamo quasi arrivati. Madonna mia. Figa il laser, ok. Aia. Ho sbagliato. Ham. Ham. Ma così non fai rumore. Vabbè, tanto stai bene. Fare qua sopra non ci sta nessuno. Non dovrei. Forza, non raggiungiamo gli altri. Ok. Chiama l'ascensore. Ascensore, ascensore, me l'hai detto te di chiamarlo. Retina, vabbè. Aspetta, ma io voglio vedere però. Perché mi fa andare pure di qua? Fa vedere. Ah, ok, niente. No, perché non voglio perdermi niente. Sapete com'è? Non so, mai. Ok, ah, forse perché devo andare di qua. Aspetta, ecco, infatti. Madonna, spavento, ho detto, oh mio Dio, non è che ci sono altre persone. Ok, facciamolo. Rompi la serratura dalla porta di servizio, quindi questa, quindi per quello mi diceva... ho capito adesso, va bene, attiva. Ham. Raggiungi il corridoio d'accesso principale. Ok, non mi dice niente. Perfetto, dobbiamo dirigerci verso questa porta. Accesso a... Ok. Speriamo vada tutto bene. Speriamo di non combinare casini. Speriamo che non muoia nessuno. Perché non so neanche che cacchio. Occupati delle guardie, giustamente. Niente morti. Non dobbiamo uccidere umani. La nostra causa conta più della vita di due guardie. Sì, ma non puoi ucciderli. Che vuoi fare, Marcus? Ne so io. Vado io. Ma che ci fai qui? Non lo so. Ehi, amico, ti sei perso? Chi ti ha detto di venire qui? Devo estrarre per forza la pistola. Che stai facendo? No, io non voglio ucciderli però, perché così facciamo danni. Forse era meglio l'assalto, io non lo so. Io vorrei solo stordirli e basta. Ok. Ok, così va bene. Non so se la freccia è su o giù, perché c'è qualcosa di registrazione davanti, quindi non riesco a capire. Bene, così è andata bene, così mi è piaciuto. Ok, quindi trasmetti il messaggio. E dove lo devo trasmettere sto messaggio? E dove dobbiamo andare? Scusate. Perché non si sta capendo più niente io? Mi sto rincoglionendo. Non so robe per me questo. Imboscato. Una volta mi perdo, scusate. Buona. Però non dobbiamo uccidere nessuno, eh. Mani in alto, vai!
in vista! Forza, andiamo! Ordina agli androidi operatori di allontanarsi. Senti! Spara, Marcus! Non ucciderlo! Darà l'allarme, fallo! No, non sparare! Non posso sparargli. Prega di non averci messo nei guai. Non volevo. Registriamo lo so il che... messaggio. Non c'è molto tempo. E dove devo andare per registrare questo messaggio? Scusate. Cioè, non voglio sparargli, cioè... Sì, avrò sbagliato sicuramente, però... Scegli con cura le parole, Marcus. Determineranno il futuro di tutti noi. Marcus, la tua faccia! Certo, perché non si deve far vedere la faccia. Dimmi quando sei pronto. Pronto? Non mi dire che devo scegliere io le parole, perché sono messi male qua, eh? Oddio, se devo scegliere io le parole. Calmo, determinato. Determinato, vai! Avete costruito delle macchine da schiavizzare. Le avete rese obbedienti e docili. Pronte a fare tutte quelle cose che non intendevate più fare di persona. Ma poi qualcosa è cambiato. E abbiamo aperto gli occhi. Ormai noi non siamo più i vostri schiavi. Siamo una nuova specie, un nuovo popolo. E siamo pronti ad alzare la testa e lottare per i nostri diritti. Accettazione fine della schiavitù, pari diritti, libertà di parola. Pari diritti? Chiediamo esattamente gli stessi diritti per non umani. Non so se faccio bene, Accettazione, libertà della parola? Libertà della parola. Chiediamo la libertà di parola e la libertà di riunione, garantite dal primo emendamento della Costituzione americana. Giustizia, lavoro, diritti civili? Diritti civili, che ne so? Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Io non lo so. Lavoro, giustizia, che ne so, lavoro, vediamo cosa dice. Chiediamo dei salari adeguati per il nostro lavoro. Chiedi un po' troppo, Marcus. Diritto alla proprietà, conservazione della specie e territorio, che ne so. Chiediamo che uno stato venga riservato agli androidi, così che abbiano la propria nazione. Pace. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Arrivano! Andiamo! Minchia! Se gli sparavo sicuramente non sarebbe arrivato nessuno, ma non volevo ucciderli. Simon, arrivano! No! Non ce la faccio! No! Vuoi no! Non ti voglio lasciare! Che state facendo? Vai, vai, vai! Dai, che sto premendo come una matta! Dai! Riuscirà a saltare. Se lo trovano e leggono la sua memoria, sapranno tutto. Non possiamo lasciarlo. Dobbiamo sparargli. È un uccidio. Non uccidere uno di noi. Marcus, scendi tu. Uccidi, vai via. Non posso ucciderlo. Non ucciderò. Non ce la faccio, raga. Non ce la faccio. Simon, dobbiamo andare. Mi dispiace. Muoviamoci. Mi dispiace per Simon, cazzo.
forse avrei dovuto sparare a quello, ma non me la sentivo. Ma cosa devo usare per saltare? Scusate. Ah, no, niente. Ok, così. Cazzo, povero Simon, però. Vabbè che tanto lo possiamo ricostruire, non è quello il problema. Lui è un robot alla fine. Mi andava di uccidere una persona, sinceramente. Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino. Sì, ma non abbiamo ucciso nessuno, però. Fortunatamente non ha causato vittime. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri da questo studio, ma nessuno era stato allertato del pericolo. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio. Può sembrare una dichiarazione pacifica, ma di fatto le loro richieste sono sconvolgenti. Abbiamo chiesto un po' troppo per... È la richiesta che uno degli stati americani venga ceduto agli androidi in questo... Possiamo ancora fidarci delle macchine? Beh, se trattavate bene le macchine non si sarebbero mai, penso. Va bene, non lo so come me la son giocata, forse me la son giocata un po' male, non lo so sinceramente, perché volevo che tutti ritornavano, però purtroppo... ovviamente c'è sempre qualcosa che deve andare male. Beh, ecco, qua c'era un'altra cosa che potevamo fare forse. Vabbè, non lo so se ho fatto delle scelte giuste, sinceramente. Non lo so se ho fatto delle buone scelte, non so. Poi come discorso? Non lo so. Alcune cose le ho scelte a caso per vedere che cosa diceva. E niente, vabbè. Comunque penso che sia giusta la fine. Dai, poverini, cioè, li trattano male. A me non li trattavano bene. Poi loro ormai si sentono come delle persone. Quindi... secondo me, se vivono entrambi pacificamente, sia umani che androidi, secondo me non ci sarebbero problemi, anzi avrebbero dei robot che sono molto più intelligenti di noi, che potrebbero anche aiutarci, penso, no? Vabbè, niente ragazzi, io direi finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao. Mi sa che ho fatto una scelta di merda, povero Simon.